Presidente Bellocco, ben ritrovati dinanzi alle telecamere di RC Sport. Ancora una volta, dopo tutta la stagione, è diventato ormai un abitué. Diciamo che vi abbiamo portato anche fortuna quest'anno. Buonasera innanzitutto. Dopo la vittoria del campionato di seconda categoria, arriva anche la Supercoppa Provinciale. Oggi avete battuto per 4-0 il Real Cittanova. Quindi Cinque Frondese acchiappa tutto quest'anno. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio dopo la vittoria del campionato di seconda categoria, era diciamo quasi d'obbligo la vittoria della Supercoppa, quindi ci tenevamo anche a questa vittoria, a questa partita, innanzitutto alla vittoria finale, tant'è che abbiamo dato prova di una netta superiorità in campo rispetto alla nostra avversaria, quindi penso che alla fine è successo. Da parte dei miei giocatori, ai quali devo rivolgere un sentito ringraziamento innanzitutto per la vittoria del campionato, che per il ruolo che hanno recitato e per la forza che hanno dimostrato in campo, e non da ultimo per la conquista di questo altro ambizioso trofeo che abbiamo portato a casa. Anche oggi, come del resto per tutta la stagione, la sua squadra ha dimostrato di avere i valori molto importanti, tant'è che avete dominato sia oggi che per tutto il campionato. Però nonostante tutto avete dovuto aspettare l'ultima giornata per festeggiare la vittoria. Senza dubbio, dalla prima giornata abbiamo conquistato la vetta della classifica fino alla fine del campionato. Ho detto già in altre occasioni, ho detto che proprio in considerazione della presenza dell'altra squadra, del Mericucco, che ci ha dato praticamente filo da torcere fino all'ultima giornata, il campionato si è reso particolarmente avvincente, particolarmente entusiasmante. E la vittoria è stata a dir poco esaltante, proprio per la forza che ha espresso durante l'arco della stagione anche il Mericucco. Non voglio trascurare le altre compagini che erano allestite per la vittoria finale del campionato, tanto per citare qualcuna, il Lazzaro, l'Antoni Mina, il Catona, erano squadre che erano state allestite per la vittoria finale del campionato di seconda categoria, ma penso che alla fine la nostra forza sia emersa diciamo a 360 gradi da questo punto di vista, quindi penso che la vittoria sia stata più che meritata da parte della mia squadra. Durante l'arco della stagione si è messa in evidenza la forza del gruppo e soprattutto si è messa in evidenza anche tanti giocatori che hanno trovato la via della rete, Campisi, lo stesso Muratore, che soprattutto in trasferta ha segnato diversi gol importanti poi a fine del risultato. Quindi non avete avuto un capocannoniere principe, ma tanti giocatori che hanno trovato la via della rete. Quello che è stato il goleador più proficuo è stato Chirubino, penso che abbia fatto 18-19 reti, poi i vari Muratore, Pagano, Campisi, insomma avevamo della gente che peraltro di categoria superiore che ha sposato il progetto che avevamo sin dall'inizio avviato e quindi hanno accettato di scendere in seconda categoria e hanno dimostrato d'altra parte tutto il loro valore, quindi sia in campo che sia fuori. Anche dal punto di vista comportamentale, quindi devo dire un grazie, un sentito ringraziamento a tutti i 22-23 atleti che hanno fatto sì che la Cinque Frondese potesse tornare in prima categoria. Sono doverosi i complimenti per i risultati che avete raggiunto in stagione, adesso meritate vacanze prima di programmare la prossima stagione. Meritiamo vacanze, io l'ho già detto che adesso ci prendiamo un 15 giorni di ferie, 15 giorni di riposo, poi già dal primo giugno penso che cominceremo a programmare la prossima stagione. Grazie ancora Presidente Bellocco. Grazie. E alla prossima stagione. Grazie.